Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di muscoli a vita. Mi vedete, sono qui in un appartamentino a Copenaghen. Ho fatto un viaggio a buffo, ho deciso di raggiungere i miei genitori e mia sorella per un piccolo, ma diciamo, una scappatoia con la famiglia. Per quelli interessati, questo è l'outfit della giornata. C'ho delle Nike bianche Flyknit Racer, dei Legend of London Jeans Skinny Fit e una maglietta Alphalete. Questa me l'avete chiesta in tanti, è la maglietta Alphalete size L. Iniziamo la giornata. Yeah. Ragazzi, siamo qui a Bow Market e ho preso questa bowl di açaí, l'avete già vista a Barcellona. Vi metto un po' di açaí con sopra un po' di granola e un po' di mirtilli. E ci sta anche una banana tagliata, un po' di yogurt e un po' di scaglie di cocco. Questa è colazione, ho fatto il digiuno intermittente per più o meno 2-3 ore. Mi godo questa bowl e continuiamo. Finita la colazione, mamma mia, quella açaí bowl era veramente buonissima. Ci stiamo facendo una passeggiata per questa strada principale che si chiama Strøget, che è praticamente come Via del Corso più o meno a Roma, quindi taglia tutta la città e come vedete ci sono un po' di negozietti in giro. Questa strada dovrebbe arrivare fino al mare o comunque al porto di Copenaghen, quindi forse ci siamo sbagliati, forse invece arriviamo da un altro posto, non lo so. Comunque noi speriamo di star facendo la strada giusta, arriveremo al mare, dovrebbero esserci dei musei sul porto e anche un po' di ponti, dovrebbe essere molto scenico. Niente, stiamo continuando qua una bella passeggiata lunga per bruciare anche un po' di calorie, che fa sempre bene, mi permette di mangiare un pochino di più. Continuiamo. Eccoci qua in una piazza principale, ci stanno alcuni ristoranti e un po' di negozietti anche proprio tradizionali della Danimarca. Lì in fondo c'è un bellissimo posto, caffè bar, magari ci torneremo, è veramente buonissimo. Comunque sì, la cittadina è veramente bella, non me l'aspettavo per niente così. Col sole è bellissima, mentre magari con la pioggia può lasciare un po' a desiderare. E niente. Ragazzi, guardate qua questo strano, questo è bagno pubblico per i maschi. Praticamente una scalinata dove scendi e vai giù a fare il bagno nella mezzo di una piazza. Poco bizzarro. Felicità. E qui c'è il museo del Guinness World Records. Lì in fondo non lo vedete bene, ma è il teatro nazionale. E mi sa che sono arrivato al posto principale di Copenaghen. Le casette colorate, qui è dove puoi prendere qualche barca, barchetta per andare su sul molo. Ecco qua. A voi Copenaghen. Siamo arrivati alla fine del porto, era più o meno una passeggiata di direi un'oretta. Come vedete lì tutte le case lì dietro, case tipiche di Copenaghen colorate. Adesso siamo al porto, veramente veramente molto carino. Pensavo fosse molto più lontano dal centro della città, invece semplicemente magari 10 minuti a piedi. Perfetto. Museo d'arte contemporanea e questa è una installazione, un'opera. Un artista che ci deve essere ricercato. Eccoci qua, siamo al famosissimo food market interno di Copenaghen. Ci sono veramente un sacco di piccoli stand dove possiamo mangiare, trovare qualcosa da mangiare. È ora di pranzo, però sinceramente sono ancora pieno della açaí bowl, che è buonissima. E niente, ci guardiamo in giro e forse mangeremo qualcosa. Ragazzi, vi faccio un attimo vedere l'overview del posto, che è veramente veramente carino. Ci sono tanti stall dietro di me, anche uno stall brasiliano là, un altro che fa i falafel, veramente molto molto carino. E ecco lì l'entrata a Christiania. Siamo arrivati fino al mare, ragazzi. Qua è una piazzetta dove la gente prende il sole. Ci stanno un po' di lounge bar qua indietro e è veramente un bellissimo molo. Questa ci sta, mi sta piacendo proprio tanto.
Day 2 a Copenaghen, ho deciso di farvi vedere la nostra casa. Abbiamo preso un Airbnb con mia sorella. Vi faccio vedere un attimino com'è. È la facciata sulla strada e questo è il salotto. Come vedete, quindi il salotto un po' antiquato. Sarà la casa del, non lo so, la nonna del tipo. Però devo dire, bello spazioso, quindi ci sta. Questa invece è la cucina, niente di che. Ma diciamo che con un Airbnb possiamo cucinare, quindi è anche buono se devo colpire dei macronutrienti tardi la sera, posso cucinare proprio qua. Fuori abbiamo una bella vista sul giardinetto, che stavano facendo una super festa qui quando siamo arrivati, ci hanno tenuti svegli fino alle 7 di mattina. Questa è la doccia incastrata in un mini bagno proprio qua. Il secondo bagno, come potete vedere, oh ciao, il secondo bagno è veramente minuscolo. A quanto pare ci ha detto il tipo della casa che i danesi in realtà non avevano il bagno in casa, perché avevano il bagno in comune con tutto il palazzo, e quindi ora li hanno messi e sono veramente minuscoli. E questa ultima stanza, nostra stanza da letto, abbiamo la televisione con Netflix, quindi la sera è perfetto. Finito il tour, piano della giornata, noi continueremo a vedere Copenaghen. Poi ieri non ci ho fatta a colpire la palestra, quindi ci andremo insieme oggi. Iniziamo. Lago di Nimfe. La casa botanica. Siamo nella casa botanica. Venga, ma che caldo fa? È umido come se fosse una foresta tropicale. Veramente pazzesco. In alto praticamente fa caldissimo, è una foresta tropicale, qui in basso è molto più fresco, c'è un sacco di piante. Io più o meno non ci capisco niente, ma benissimo, tenuto veramente veramente benissimo. Niente, continuiamo il giro. Ragazzi, guardate qua che foto pazzesca che verrebbe. Mamma mia, col canale lì in mezzo. È il simbolo di Copenaghen, la sirenetta. Ragazzi, noi siamo qua a pranzo e ci siamo fermati proprio in un posto qua vicino al porto, e fanno certe porzioni pazzesche. Quindi, oltre alla mia solita Coca Light che mi prendo, questo è un fish and chips. Quindi, fish and chips danese, altro che quello inglese. Questo sembra veramente un piatto pazzesco. E qua mia sorella ha preso un'altra cosa con dei gamberi, un po' di pane. Comunque, noi ci godiamo questo pasto, ci vediamo dopo. E eccoci proprio là, l'ambasciata italiana, ragazzi, su questo vialone stupendo. Siamo arrivati alla Piazza Reale. Come vedete dietro di me ci sono anche persino le guardie. Non so se le vedete bene. Vedete? Sono le guardie che camminano. Questa è la piazza, ve la faccio vedere un attimo. È una super piazza. Un bel cavallo lì in alto. Piazza Reale pazzesca. La chiesa di marmo. Metro colorata. Ragazzi, per dirvi come stanno avanti, queste sono praticamente, quando voi andate in spiaggia prendete questo, se siete dei fumatori, prendete questo cono e ci mettete le cicche della sigaretta dentro, poi le riportate qua, svuotate, cioè stanno una cifra avanti. Spiaggia! E lì in fondo, non so se si vede, ma ci sono tutti questi mulini a vento, energia rinnovabile, ragazzi, mamma mia! Come vedete sto camminando qui nel West Market, che sono praticamente pieni di ristorantini, dato che Copenaghen appunto è ottima dal punto di vista culinaria, un sacco di piccoli ristorantini che fanno di tutto, dal, non so, dal pakistano a, non so, fish and chips, cioè veramente di tutto, sono dei posti carinissimi, vi faccio vedere. Un baretto, un giapponese, tagliolo. Ci sta veramente di tutto. E siamo sulla terrazza. E ragazzi, sono in aeroporto, volevo concludere qua il
video. Come avete visto, ho fatto più o meno, ho provato a mettere insieme le mie giornate appunto qui a Copenaghen. Stavo con la famiglia, sono passati velocissimi 3-4 giorni, proprio velocissimi. Diciamo che la mia famiglia la vedo sì e no magari 3-4 volte all'anno. Mi sono goduto la vacanza, ho fatto 4 giorni, volevo andare in palestra perché volevo farvi vedere qualche palestra qui a Copenaghen, ma proprio non ce l'ho fatta. Ho avuto le giornate piene, sia proprio per stare con la famiglia, ma anche camminavamo eccetera, siamo andati in spiaggia, abbiamo fatto veramente di tutto e non ce l'ho fatta proprio, non me la sentivo di andare in palestra. Quindi ho fatto 4 giornate off, che praticamente non prendo 4 giornate off da non so magari un anno. E quindi sì, niente, torniamo a Manchester, torniamo in UK, inizio forte col contenuto, rispondo a tutti i vostri commenti e vi metterò qualche video, ovviamente i miei prossimi passi saranno sulla dieta, in cui farò un po' un lean bulk, quindi vi spiegherò quello e soprattutto l'allenamento che farò, che seguirò per mettere su un po' di massa muscolare magra. Detto questo, se stai qui ancora e ti è piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like, voglio ringraziarti veramente di cuore. Grazie a tutti voi ragazzi che mi seguite, mi fa veramente piacere che vado appunto, giro un po' il mondo e vi faccio vedere quello che vedo io, mi fa veramente veramente piacere condividerlo con voi. Quindi buttateci un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, mandatemi messaggi se volete voi, vi rispondo a qualche vostra domanda, qualsiasi cosa, ma anche un cliente oppure delle idee per i prossimi video, fatemelo sapere. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.